Ciao amici di Play Latina Web TV, siamo Claudio e Loretta di Salsa Caribe Dance di Ravenna, una scuola di balli caraibici e non solo. E continuiamo il nostro viaggio di studio nella salsa portoricana. Oggi faremo diciamo una delle prime figure un po' articolata, che si chiama Pilon. Passo la parola a Loretta. Ok, questa volta, a differenza delle altre volte, partiremo in posizione chiusa, comunque posizione che abbiamo già visto precedentemente. Da questa posizione passeremo a un cross check, quindi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, attenzione, perché al tempo 7 l'uomo farà un cambio mano, cioè la sua mano sinistra porterà la mano destra della donna sulla sua mano destra. Dal di lì comanderà una vuelta destra alla donna. Quindi 1, 2, 3, 5, 6 e 7. Eseguita la vuelta destra rimaniamo col braccio alto. Attenzione, perché mentre andrà uomo eseguire i suoi passi di un cross, dovrà fare al tempo 1 un gancio sulla dama, quindi presentando subito la mano sotto per andare a prendere anche l'altra mano della donna. Quindi 1, 2 e al 3 praticamente farà un gancio su di lui sganciando la mano destra, e da di qui porterà la dama 5, 6 e 7 nell'esecuzione degli ultimi tre passi del cross check. Quindi andiamo, base, anzi scusate, richiudiamo la posizione e andiamo a eseguirla completamente senza fermarci. 5, 6, 7, andiamo. 1, 2, 3, 5, 6 e 7. 1, 2, 3, 5, 6 e 7. 1, 2, 3, 5, 6 e 7. Direi che possiamo eseguire dalla parte opposta, quindi posizione chiusa. 5, 6, 7, andiamo. 1, 2, 3, 5, cambia mano. Vuelta, 1, 2, 3, 5, 6 e 7. Gancio, 5, 6 e 7. Grazie per averci seguito e alla prossima puntata. Ciao a tutti!